Non so se ti capita mai di assistere ad una serata che non parte mai, dove la musica procede ma non sembra mai attrarre granché. E la vedi proprio che versa inesorabilmente verso l'oblio, o comunque il completo disinteresse da parte delle persone che stanno lì. Ne parliamo in questo video. Quali sono gli ingredienti che riescono ad accendere una serata? Importante in questo caso lasciare stare la distinzione di genere perché si verifica sia negli ambienti più mainstream che in quelli più underground, che la serata sia poloffia, diciamo così, che non abbia mai dei picchi e che sia essenzialmente piatta dove le persone trascorrono più o meno tempo dentro la pista senza mai divertirsi davvero. E ciò risulta spiacevole anche e soprattutto per il DJ. Quali sono i modi per far accendere la serata? Innanzitutto, i dischi forti. Indipendentemente dal genere, ci sono delle tracce che puoi usare come armi per poter far partire veramente la serata. Una volta arriva il titolare e ti dice vai, parti. C'è chi imprime un passo netto e deciso e chi invece traccheggia qua e là senza ottenere grande responso. Com'è che si parte veramente? Non basta più come un tempo mettere una sigla, fare atmosfera e poi con la cassa a tutto volume. Certe volte non è sufficiente e anzi si ottiene talvolta che con la sigla si ha un attimo di attenzione che poi scema nel giro di un disco o due. I dischi forti, cercare di utilizzarli nei momenti giusti. Creare la giusta attesa invece di metterli tutti in fila. Per qualsiasi genere ci sono i dischi forti, quelli conosciuti, quelli che hanno un certo impatto, anche se magari non ci piacciono troppo, però sono da tenere lì, pronti all'uso e soprattutto disposti bene nei vari momenti della serata. Se il mood si crea piano piano e crescendo, puoi andare avanti. Altre volte invece sei costretto magari a giocarti dei brani un po' più facili, proprio per tenere alto il ritmo e ottenere risultati migliori. Numero 2, provare varie strade. Non sempre le cose vanno come te le hai preposte, non sempre i dischi funzionano come pensi, o i generi o la tua selezione. E allora sei costretto a cambiare in corsa. Può succedere che tu lo debba fare anche più volte. Devi veramente riuscire a provare tutte le strade possibili e cambiare idea, cambiare situazione, cambiare tipologia di musica. Sperimentare, provare e se non funziona cambiare radicalmente, anche fino a farti mancare il terreno sotto i piedi. È il problema di chi è abituato in contesti underground e si trova a fare musica più commerciale. Dice non ce l'ho tante cose, non ho mai fatto. Beh, in quei casi ti rendi conto dei limiti perché è vero che ti trovi magari nel contesto sbagliato, però devi comunque riuscire a portarle in fondo. E allora devi mettere da parte quelli che sono i tuoi gusti personali e cercare il più possibile di accontentare le persone che sono davanti a te, per poi magari riuscire a tornare dopo su quello che più ti piace. E il numero 3, provarci sempre fino alla fine. Siamo abituati a sentirsi dire che ah, ma qui tanto non si divertono mai, qui tanto non ballano. Prima di arrivare a dire sì, è vero, bisogna provarle tutte le strade possibili, anche di più. Continuare a sperimentare continuamente. Provare tutte le tipologie di genere di musiche, cercare veramente il più possibile di creare una situazione divertente. Innanzitutto puoi ottenere delle gratificazioni, anche se la serata per te non è il massimo, non ha funzionato come sarebbe dovuto, però comunque l'hai portata in fondo, le persone sono contente e si sono divertite. Ma poi è importante per te perché scopri dei limiti, scopri dei generi nei quali non sei particolarmente fornito, scopri le tipologie di serata che non ti vengono proprio bene, allora ci potresti lavorare su e potresti migliorare, migliorarti. Potresti procurarti della musica che ti potrebbe essere utile in situazioni d'emergenza, anche se poi magari non la utilizzi così spesso. Continua a seguire i video di Essere DJ oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e a presto!